Siamo? Buongiorno a tutti. Buongiorno. Siamo in un distributore di benzina a Sarda. E loro sono 4 centauri di Padova, tra l'altro conosceranno bene come la loro regione è stata massacrata negli ultimi 20 anni. E due di loro sono più intenzionati a votare sì. E l'argomentazione, giustamente, che dicono è se tutto resta così com'è, meglio cambiare. Okay. Innanzitutto bisogna capire come cambiare, perché magari negli ultimi anni anche il Jobs, anche la legge Fornero è stato un cambiamento rispetto al sistema pensionistico precedente. È stato un cambiamento e non so se sia stato un cambiamento. Ora vi dico qual è il concetto, quella che è la mia idea, la nostra idea. In realtà queste riforme costituzionali sono di fatto un'assicurazione sulla permanenza politica, appunto, di una serie di soggetti che non verrebbero mai più eletti e che per restare nei palazzi, soggetti che magari noi detestiamo tutti e che vediamo in televisione da 30 anni, per restare in quei palazzi potranno restarci solo se vengono nominati. Cioè il concetto è che il renzismo dal primo giorno ti dà uno zuccherino che magari ti dice cambiamo, ti dice elimino alcuni senatori. Riduciamo i costi della politica. Tra l'altro, noi guardate come viaggiamo, guardate come stiamo facendo. Se vogliono ridurre i costi della politica, si tagliassero gli stipendi, rinunciassero ai rimborsi elettorali, rinunciassero ai privilegi, perché io mi sto girando tutta l'Italia con uno scooter che poi metto in vendita con i quattrini miei, me lo sono comprato, quindi evidentemente la politica si può fare a costo zero. Quindi innanzitutto calcoliamo che coloro che dicono che vogliono rinunciare o vogliono abbattere i costi della politica sono persone che non si sono mai tagliato un euro di stipendio in questi 30 anni, è già contraddittorio. Quello che vi dico è che ci danno questo zuccherino, ma l'unica cosa che stanno cercando di fare, dato che comunque esiste un popolo che ogni giorno di più si sta informando e oggi con queste dirette in un benzinaio stiamo parlando di politica, che è un miracolo se pensiamo, che ne so, a qualche anno fa. Dato che esiste un popolo che si sta informando, che sarà sempre più forte, e che magari non voterà più determinati soggetti perché non li votano neanche i familiari più stretti, che cosa provano a fare? Costruire una repubblica di nominati. Questa legge elettorale, lo so che è palloso parlare di legge elettorale, che si chiama Italicum, permetterà ai partiti politici di nominarsi, scegliersi loro il 70% dei deputati. E questo Senato, che non viene abolito, l'unica cosa che viene abolita è la scheda elettorale, verrà composto dal 100% di nominati pescati dai partiti tra i sindaci e i consiglieri regionali. Ora, per me un consigliere regionale deve fare il consigliere regionale e un sindaco deve fare il sindaco. Non è che due giorni a settimana vengono a Roma e fanno i senatori spesati e controspesati. E soprattutto, per quale motivo i partiti politici che ci hanno distrutto la vita, fino ad arrivare a dire, e io la capisco le vostre frasi, meglio cambiare qualsiasi cosa, ma meglio cambiare, perché? Perché hanno fallito loro per 30 anni, per questo noi pensiamo, per quale motivo i partiti che hanno fallito per 30 anni gli dobbiamo concedere la possibilità di scegliere loro la maggior parte dei deputati? Se un partito sceglie la maggior parte dei deputati e dei senatori, costoro a chi risponderanno? Ai cittadini che non li eleggono più, ai deputati e ai senatori? Il problema oggi della partitocrazia è che i partiti sono, e per quello è nato il movimento, poi se voi non lo votate, a me non me ne fotte niente del voto al movimento, a me interessa molto di più cittadini partecipi che capiscono che o rompiamo l'intermediazione tra istituzione appunto e cittadini, che l'intermediazione è il partito politico che gestisce un potere di intermediazione, oppure noi, le nostre istanze in palazzo non ci arriveranno mai. Perché non ci arrivano? Cioè, perché hanno votato la legge Fornero? Perché sono criminali? No, perché gli è stata imposta dai partiti politici e ai partiti politici gli è stata imposta dall'Europa, magari dalla BCE, dalle banche centrali che devono far quadrare i conti e mai far quadrare i diritti, che oggi di fatto corollano i partiti politici. Ma se io voto no, sì, io ritorno esattamente nella situazione attuale. No, non è proprio così. Il problema oggi, nel senso, poi speriamo che cambi. Però secondo te il problema oggi dell'Italia, delle imprese, l'età, tutto quanto, è la Costituzione della Repubblica. Cioè la legge Fornero è passata in 19 giorni. Lasciamo stare. La X Fornero. Ok, no, ok. Però per capire, gli stessi che votano oggi e che propongono queste riforme costituzionali sono gli stessi che hanno votato la legge costituzionale. Voi avete la prima votazione, poi avete vinto e adesso potete dimostrare quello. Esatto, però sono due cose diverse. Questo, certo. Anche che voi non avrete mai il 51, sarà improbabile, certo. Ve lo auguro. No. Allora io dico, io preferisco, se siete maggioranza relativa, io a un certo punto voto centrodestra, poi ci siete voi e il PD, voto voi. Però cazzo, perché poi governiamo. Certo, invece se voi se rimanete il 40, il 30, così. Ecco, questa è la mia. Quindi tu quello che tu hai paura, però il concetto è appunto la governabilità. Ok. In questi ultimi anni
le leggi il Parlamento le ha fatte o non le ha fatte? Solo che sono delle leggi di merda. Ora il problema non è che il Parlamento non ha legiferato, il Parlamento ha legiferato, soltanto che sono state leggi di merda. Perché voi non potevate farle perché non avevate. Invece voi vincete, le leggi le fate buone, ma dovete farle. Bravissimo. Allora ti dico proprio perché hanno fatto queste riforme costituzionali. Perché qualora noi vincessimo con l'Italicum, avremmo il premio di maggioranza, avremmo la maggioranza alla Camera dei Deputati, giusto? Ma il Senato, che non viene votato più, ma vengono pescati i senatori. Non è vero. Per esempio le cifre. Io non lo so. Hanno detto che hanno alcuni ambiti. Esatto. Per esempio gli ambiti sull'Unione Europea. Però per esempio il Senato potrà, cioè le future riforme. Voi siete d'accordo con l'abolizione dell'immunità parlamentare? Siete d'accordo sul fatto che se un deputato entra con un partito politico e poi cambia casacca, si deve dimettere, non può passare, perché questa roba dei Volta Capana è odiosa. Ecco, queste sono delle riforme che qualora noi dovessimo andare un giorno al governo porteremmo, e sono modifiche costituzionali. No, questo è un altro discorso, non è inserito questo. Io sto dicendo che, per esempio, in Portogallo nella Costituzione c'è scritto che se tu entri con un partito, vieni votato con la Lega e poi dopo 2 anni ti rompi le palle di stare con la Lega e passi al PD, non esiste, ti dimetti e entra un altro quello dopo, perché questa roba di Volta Capana ha distrutto il paese. Con queste modifiche noi, qualora stessimo al governo, le porteremo. Sapete per passare queste modifiche, di chi potranno essere votate se no non passano? Da questo Senato delle Autonomie, che non sarà eletto, ma verrà appunto creato dai partiti politici che li pesano. E ci dividete voi, senatori nominati dai partiti, che si votano tra di loro contro l'immunità parlamentare per togliersi? In che senso? Questa legge elettorale adesso è l'Italicum oggi in vigore, che però valida solo alla Camera, per cui quelli che hanno fatto, perché sono scaltri i partiti, sapendo che magari un domani potremmo governare noi, avremmo soltanto la maggioranza alla Camera con l'Italicum, ma al Senato non ce l'abbiamo perché noi siamo appena nati, non abbiamo una regione che governiamo, siamo pochi nei consigli regionali, per cui comunque il Senato sarà maggioranza di tutti gli altri partiti, probabilmente il Partito Democratico. Aspetto. Sì, però sono due cose che sono in comune. Tu l'avresti fatto. Nel senso che avrei detto, dimostriamo come cazzo si può lavorare. Però un altro discorso. Io vi dico che le Olimpiadi abbiamo letto tutti i bilanci delle ultime edizioni, anche Londra. Qua non si tratta di mafia, capitale o corruzione, si tratta che queste Olimpiadi sono dei carrozzoni che costano fino al 200% di più di quanto vengono previsti i costi. Non portano nulla. E soprattutto indebitano, guardate la Grecia che si è indebitata con le Olimpiadi, ma il sindaco Boris Johnson di Londra, se non sbaglio era sindaco all'epoca delle Olimpiadi, parlò di costi incredibili. Cioè, sappiate che noi non abbiamo detto no alle Olimpiadi per paura che qualcuno possa rubare, anche se in Italia rubano, ma al di là di questo, noi abbiamo detto no perché abbiamo studiato i costi, non vogliamo indebitare i romani e gli italiani, perché preferiamo quei quattrini investirli in altro modo piuttosto che sperperarli, perché di questo si tratta. Cioè alle volte non è che noi diciamo no a tutto. Sembra. Lo so, perché io sembra. Dico che sembra. Però se qualcuno, ora non ti voglio sempre citare la legge Fornero, però che ne so, è una manovra che ha distrutto le piccole, cioè nel senso la costruzione di Equitalia, voi siete veneti, sapete quanto. Se qualcuno qualche anno fa, quando è stata messa in mano di fatto a una società per azioni, la riscossione delle tasse, e questi sono quasi strozzini legalizzati. Certo, ma se ci fosse stato qualcuno che avesse detto no all'epoca, probabilmente le cose sarebbero state fatte meglio. Cioè questo è il concetto, cioè alle volte, ma io direi mille sì, ma a me piacerebbe moltissimo votare una bella legge conflitto di interesse. Sappiate che se il Movimento 5 Stelle dovesse... Ascolta, se il Movimento 5 Stelle dovesse andare al governo con l'Italicum, avremmo la maggioranza alla Camera, ma non avremmo la maggioranza. E poi fate una modifica costituzionale, ma andate a casa. E la modifica costituzionale per passare deve passare con i senatori del Senato nominati dai partiti, è questa l'inghippo che hanno fatto. Cioè, sono stati scaltri, non passerà mai, cioè le riforme costituzionali gradite. Ma adesso comunque dei senatori di altri partiti ci sono stati, nel senso votati da popolo. Domani con il Senato nuovo che non viene votato verranno solo scelti dai partiti politici e tu ce li vedi
coloro che appunto dovranno rispondere come nominati ai partiti, fare le modifiche costituzionali che suggerisci tu, l'hanno fatta sporca. È come una squadra di calcio che sa di fatto che magari perderebbe e poi magari si prova a comprare l'arbitro o prova a infilare delle regole che impongono il non cambiamento, cioè tutte le modifiche che vuole il popolo italiano giuste sulla Costituzione, magari non l'immunità, via Volta Gabbana, basta con quel pareggio di bilancio in Costituzione che ha bloccato gli investimenti in Italia, quello l'ha bloccato, l'ha fatto Monti, votato da PD e da Forza Italia, la Lega non lo votò, ma il PD e Forza Italia sì. Se noi volessimo togliere il pareggio di bilancio in Costituzione che ci è stato imposto dall'Unione Europea, di fatto per far quadrare quel cazzo di conti che poi distruggono la sanità pubblica, la scuola pubblica, la piccola imprenditoria e compagnia bella, non potremmo mai eliminarlo, perché queste modifiche potranno passare solo se votate dai senatori non eletti dal popolo, che non rispondono al popolo, ma soltanto nominati da partiti. È questa la presa in giro. Cioè, nel senso, l'hanno fatta appunto, la mia idea, come un'assicurazione. Loro, dato che sanno che un domani il 5 Stelle potrebbe governare e porterebbe determinate modifiche utili alla Costituzione, blindiamoci. Cioè, facciamo in modo che ci sia una Camera che non le voterà mai, il Senato che è controllato da... Da noi non abbiamo la, non avremo la maggioranza in Senato, non governiamo neanche una regione. Immaginiamo appunto questo. Invece, qualora noi avessimo una maggioranza, cioè qualora ci fosse un sistema dove ci danno no, magari no a 51, l'incarico di governo, noi abbiamo l'incarico di governo e ci presentiamo in Parlamento e diciamo: questo è il piano di reddito di cittadinanza, sostegno alla piccola e media impresa, vera legge anticorruzione, abolizione di Equitalia e tutta una serie di punti che sono graditi al popolo italiano. In quel caso il Parlamento vedrà se dare o meno la fiducia a questo governo. Se non dà la fiducia a questo governo, se ne assumerà la responsabilità. Però questa è la reddita. E però tu stai giustamente criticando gli inciuci e dovresti supportare una forza politica che non li ha. Infatti, perché se avessimo fatto senza zucchero, se avessimo anzi avete una grande simpatia, proprio perché essendo uno che vuole modificarle, il mio problema è che ho paura che quando si punta troppo in alto a rovesciare il mondo, si rischia di non rovesciare nulla. Allora io dico, prendiamoci quello di buono, entrate, spaccate di quello che... Io sono andato con un po' di esercizio. Se ci fosse qualcosa, se ci fosse una cosina, e quanto ti ha combinato? Però la Lega poi si è obiettivamente accordata con Berlusconi e con il sistema ed è lì che non ha combinato nulla. Però noi non siamo, la forza politica territoriale come la Lega. Altrimenti perdiamo l'ideologia. Cioè Torino, ora è una stupidaggine. Torino basta mangiarci, è una città che funziona. È vero, non è Roma. Però anche uno del PD però l'altro. però se ci fai caso, dopo 22 anni di PD hanno votato. E l'altro ieri il sindaco Appendino ha fatto un'ordinanza che proibisce di giocare le macchinette e gioco d'azzardo la mattina dove giocano le fasce più deboli. Questo significa mettersi contro però grandi sistemi di potere, perché slot machine, concessione di gioco d'azzardo, palazzinari delle Olimpiadi, sapete quanta gente c'è la magnà sull'Olimpiadi? Ma anche magnare in maniera legale, non parliamo solo di corruzione. Caltagirone, Malagò, Montese, la vista le facce da funerale delle ninne che ci hanno avuto subito. Ma io quello che vi dico è: guardate questa situazione, no, questo significa fare politica. Vi dico, sappiate che la mia idea è che i drammi nella Repubblica Italiana ci sono stati da quando il Parlamento ha iniziato a non rispondere più al popolo italiano, con varie leggi elettorali, Porcellum, Ora Italicum, che di fatto non sono rappresentative, perché non c'è più il controllo del popolo sui propri rappresentanti, ma c'è il controllo dei partiti sui politici. Finché appunto non spezziamo questo, cioè appunto quel concetto di repubblica sulle nomine, noi non avremo mai dei rappresentanti che risponderanno al popolo italiano e faranno gli interessi del popolo italiano. Perché se tu non sei più votato, ma sei scelto da un segretario di partito, a chi renderai conto? Al segretario di partito. Gli leccherai il deretano, spesso flaccido, poi e gli dirai: fa tutto quel che posso affinché tu... Questo... Sentite, su Berlusconi io sono entrato anti-Berlusconi totale là dentro, ho visto il Partito Democratico e ho capito che i peggiori di tutti sono i radical chic di sinistra, e io ho sempre votato a sinistra immediatamente e me ne sono pentito amaramente, perché sono quelli che ti prendono per il culo maggiormente. Perché se Berlusconi avesse fatto un decimo di quello che ha fatto Renzi, la stampa di sinistra l'avrebbe impiccato. A Renzi è concesso tutto perché c'ha le televisioni, ci ha messo gente sua, e
che fa le manovre di macelleria sociale, ma le fa ogni tanto dicendo io vengo da ti prometto una riflessione. Ah, guarda, questo è... è serio. Oh ragazzi, comunque è partito dal sì che ora è arrivata una riflessione. Ti prometto una riflessione. Se tutti fate così, alla fine ce la facciamo. Questo qua è Davide contro Golia, questo qua è veramente un cazzaro di livelli proprio enorme. E però noi, piazza dopo piazza, strada dopo strada, e pompa di benzina dopo pompa di benzina, ce la possiamo fare. Viva la sovranità popolare! Volevo chiederti.